Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, sempre come Fabrizio Ferri, il vostro personal trainer. Oggi vi mostro il perché sto utilizzando delle elettrodi rettangolari sulla parte del collaterale interno e esterno e soprattutto perché l'ho utilizzato anche come visto nella foto all'apertura video sulla zona del menisco, in quanto in questi del menisco meglio e anche nel tendine rotulo, perché in questi giorni il tempo è particolarmente umido e sento un po' di fastidio al ginocchio, specialmente quando vado a fare le gambe. Ecco, in questo modo riesco a ridurre lo stato infiammatorio grazie al programma Tensi che sto portando avanti con il mio piccolo amico TerMed 5.4 Fit, un piccolissimo elettrostimolatore che molti di voi già conosceranno. Per chi non lo conoscesse è sufficiente andare a vedere gli altri video dove ne parlo in maniera molto approfondita. Ecco, questo apparecchio veramente mi aiuta tantissimo a sfiammare. Molto spesso lo utilizzo il giorno, lo utilizzo a volte anche la sera quando mi allungo un po' sul letto, e devo dire che i benefici sono tantissimi, perché in 2 o 3 giorni di terapia e trattamento il mio ginocchio va sensibilmente meglio e riesco a fare le cose che facevo prima, 3 o 4 giorni fa, soprattutto con un tempo così particolare. Insomma, vi ho fatto vedere sull'immagine come stavo mettendo gli elettrodi li ho messi in questo modo adesso, mentre prima li ho visti in foto in quest'altra modalità, molto semplice. Ti faccio vedere anche nel dettaglio la differenza che c'è fra il metterlo lateralmente e invece metterlo in questo modo. Come vedi è molto più pulito, tocca direttamente il tendine rotuleo, tocca la parte alta dei vasti mediale e laterale e quindi è molto più efficace il trattamento. Insomma, questo è un tipo di trattamento molto pratico, molto comodo, che tutti gli sportivi possono fare tranquillamente in quanto non ci sono controindicazioni. Ovviamente se c'è una patologia è meglio sentire sempre il medico. Insomma, come hai visto, è veramente molto semplice utilizzare questo tipo di apparecchio. La scelta che io faccio quando attivo la modalità tensa sul ginocchio è la medesima, questa qui, te la faccio vedere nel dettaglio. Niente, accendo l'elettrostimolatore, imposto la fase tensa e metto il programma 2. Una volta che è tutto quanto impostato, non ci resta che fare avviare il programma cliccando con il tasto più. Si fa partire e tutto quanto lavora in maniera automatica, quindi molto molto semplice. Insomma, se questo tipo di video vi interessa, vai a scoprirti anche la playlist TerMed Fit 5.4, molto interessante, molto dettagliata, anche alcuni percorsi di tonificazione che poi ovviamente vengono costantemente da me aggiornati. Intanto non ti resta che iscriverti al canale, lasciare sul pollice se questo video ti è piaciuto e vai a scoprire il blog perché sta in continua evoluzione e stiamo mettendo sempre più argomenti, lo stiamo rivestendo, rinnovando, tante cose nuove, quindi mi raccomando, non perderti questa grande opportunità di conoscere e di avere tante informazioni precise, chiare e effettive e efficaci, soprattutto su quello che è il benessere fisico, che troverai soltanto su www.fitness.com. Ciao e al prossimo video!